Per sconfiggere la paura di non essere giudicati degni del paradiso e di sprofondare all'inferno, bisogna credere fermamente che Dio ama ciascuno di noi in modo del tutto particolare e che desidera più di noi la nostra salvezza eterna. Egli non lascerà niente di intentato, pur rispettando la nostra libertà e dignità. Non gode della rovina dell'uomo, perché è infinitamente misericordioso. Come può permettere che una sua creatura, fatta a sua immagine e somiglianza, per la quale suo figlio ha terribilmente sofferto, possa perire per l'eternità? Si sa che ognuno di noi è debole e di vita breve, ma destinato alla gloria eterna. Chi può realmente glorificarlo e lodarlo agli inferi? Se veramente dovesse esserci qualcuno all'inferno, costui lo ha coscientemente voluto, non accettando la salvezza offerta gratuitamente da Gesù Cristo. Nessuno si danna senza volerlo, come sostengono molti mistici e la stessa Scrittura. Chi si danna pur consapevole delle numerose opportunità, ha rifiutato coscientemente le grazie, ben sapendo a cosa sarebbe andato incontro. Se crediamo nel Dio misericordioso, e ci abbandoniamo fiduciosi in Lui, anche se la nostra povera anima dovesse essere piena di macchie e cicatrici, ritornerà a risplendere nella gloria a cui è stata destinata, perché Dio l'Onnipotente ha la facoltà di trasformare anche le pietre in cuore di carne. L'inferno è la morte di ogni speranza, è il completo indurimento interiore, è la totale chiusura alla grazia. Non disperiamo. Anche se ci dovessimo ritenere i più indegni, qualora la nostra ultima speranza fosse riposta solo alla sua misericordia divina, Egli ci salverà in virtù della passione e morte di Gesù Cristo. Ci ha fatto altri grandissimi doni, la Chiesa e i suoi sacramenti, ottimi e sicuri mezzi per ottenere la salvezza. Il metodo più sicuro per ricevere la sua misericordia è pregarlo. La preghiera ci aiuta a desiderarlo, a metterlo al primo posto e ad amarlo. Dio non respinge chi lo ama.